Oggi stiamo iniziando l'11° Forum Internazionale dei Giovani, promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che dà seguito a questi altri 10 forum che sono stati organizzati dal Pontificio Consiglio per i Laici. L'ultimo era nel 2010, sul tema dell'affettività, dell'amore, della sessualità. Si chiamava questo forum Imparare ad amare. Questo era stato l'ultimo, però adesso col nuovo Dicastero e con la spinta che ci ha dato il Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale, riprendiamo questo cammino dei forum, adesso con l'obiettivo di favorire l'attuazione del processo sinodale, soprattutto del documento finale e dell'esortazione apostolica Christus Vivit, e abbiamo convocato i giovani perché sono loro i protagonisti del cambiamento, sono loro i principali, possiamo dire così, attori perché possa essere messo in pratica il sinodo. Non sono i giovani che devono come aspettare il suo momento, il loro momento, come dice il Papa, loro sono l'adesso di Dio, non il futuro. E sono i giovani che devono non soltanto aspettare che qualcuno faccia qualcosa per loro, ma che insieme possono fare molto per la Chiesa ed essere i primi a rispondere alle sollecitazioni del processo sinodale.